che quando c'è la Posidonia il mare è pulito, in realtà tutti non la vogliono la Posidonia. Perché forse è entrato in un'acqua sporca. Stessa cosa il cavalluccio, guardate, ha una coda attorcigliata, in realtà deve aggrapparsi a qualcosa e guardate a cosa si aggrappa. Ta-da! Come si chiama, come si chiama questa pianta? Posidonia. Ed è un'alga o una pianta? Oggi siamo qui a Sciacca con il solito Blue Day che ogni anno comunque cerchiamo di organizzare, che consiste in una giornata di educazione ambientale nelle spiagge del Grigentino. Quest'anno l'abbiamo fatto a Bovo Marina, a Borgo Bonsignore, a Siculiana Marina e ovviamente non può mancare Sciacca. E scegliamo ogni anno la spiaggia di Capo San Marco, che è meta della tartaruga Caretta Caretta, e quest'anno ha anche fatto due nidi. Questa iniziativa è volta non solo a sensibilizzare bambini attraverso attività ludico-didattiche sul tema dell'ecosistema marino, ma anche gli adulti, perché magari diamo molte curiosità di biologia marina, quindi sulla conchiglia, il buco nella conchiglia, e soprattutto anche di Posidonia, essendo che proprio qui a Capo San Marco è famosa, è un SIC proprio per un sito di interesse comunitario per la Posidonia oceanica, che è amata e odiata, però è un importante polmone per il nostro mare e quindi per il nostro pianeta. Le attività di Mare Vivo proseguiranno anche nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Dal 2 al 6 settembre ci sarà un concorso per artisti, Marine Litter Art, che consiste nella creazione di opere d'arte attraverso il riuso di rifiuti. E questo progetto rientra in Alicos, che è un progetto che è stato per cui ovviamente collabora Fondazione con il Sud, è stato finanziato dalla Fondazione con il Sud, che ha proprio l'obiettivo di valorizzare la foce dei platani, e nei prossimi mesi metteremo anche una barriera blocca plastica alla foce dei platani. Sì, ma in realtà questo animaletto ha tanti aculei,